Siamo a tavola con la filosofia, con il filosofo Federico Sollazzo, che è l'autore del libro Totalitarismo, Democrazia, Etica Pubblica, scritti di filosofia morale, filosofia politica, etica, con una presentazione a cura di Maria Teresa Pansera ed è edito da Aracne Editrice, è stato edito l'anno scorso. Ecco il libro, la copertina del libro. Ora, Federico Sollazzo è laureato in filosofia e ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia e teoria delle scienze umane presso l'Università degli Studi Roma III. Attualmente è ricercatore postdottorato di filosofia morale e filosofia politica e lettore presso l'Università di Szeged in Ungheria. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su molteplici riviste. È creatore e curatore del portale Criticamente, www.critica-mente-blogspot.com. Una prima domanda è proprio come è sorto questo libro sul totalitarismo, per quale via? Prego, Federico. Dunque, grazie. Innanzitutto buonasera. Da un punto di vista tecnico possiamo dire che è la rielaborazione della tesi di dottorato discussa nel 2007 a Roma III con un apparato di approfondimento bibliografico ma soprattutto concettuale che riguarda le idee sviluppate da me successivamente al dottorato che all'epoca non c'era. Ma in una maniera che credo sia più interessante per il lettore, rappresenta un mio tentativo, un mio contributo di ridare significato a delle parole che ultimamente nella scena politica e non solo sono spogliate del loro significato paradossalmente proprio per l'importanza che hanno, perché essendo proprio termini cruciali intorno ai quali si costruisce lo stare insieme e la mentalità comune sono proprio per questo soggetti a un tentativo che il più delle volte riesce, di strumentalizzazione e colonizzazione da parte dei poteri che vigono nella nostra società. E quindi il problema è che proprio laddove ci sono dei termini che sono fondamentali per la costruzione della società, questi diventano dei termini didascalici, possiamo dire, privi di significato, o meglio, con un significato convenzionale proprio perché la loro importanza li rende oggetto, diciamo, di terra di conquista, di varie forme di potere. Ora, i termini fondamentali che troviamo, nel libro sono quelli che ricorrono anche nel titolo, quindi totalitarismo, democrazia e il pubblico. Tra questi io, se siete d'accordo, partirei dal termine totalitarismo, che mi sembra Sì. quello più adeguato, diciamo, dal quale iniziare, perché un'analisi su questo credo che possa dischiudere poi o quantomeno estendersi ad un'analisi anche sugli altri termini. Il termine totalitarismo innanzitutto può essere inteso in un duplice significato, ovvero o come evento storico o come categoria concettuale. Come evento storico è abitualmente quell'evento che abbiamo visto nel Novecento in Europa e quindi ha dei limiti geografici, territoriali e storici ben definiti e delle forme di manifestazione molto particolari e ben definite anche queste. Come categoria concettuale invece, analisi che a me personalmente interessa di più, lo possiamo in estrema sintesi considerare una ideologia. Io credo che sia interessante e fruttuoso, diciamo, considerarlo un'ideologia, sia perché questo approccio descrive meglio la sua natura e la rende più comprensibile, non limitandoci semplicemente alle manifestazioni politiche, militari, sociali, economiche che nel Novecento hanno contraddistinto il fenomeno. E sia perché permette anche, dal mio punto di vista, di gettare un ponte su quella che è tuttora l'ideologia,
occidentale, solo che la chiamiamo occidentale solo che ormai riguarda quasi l'intero pianeta. E quindi permette quantomeno di fare in via preliminare questa considerazione, cioè che noi non viviamo come in un certo periodo della storia moderna si è creduto, nell'epoca della fine delle ideologie, perché tuttora è in vigore un'ideologia che ha assorbito quelle precedenti. Quindi penso che sia importante partire dall'analisi di quelle precedenti per vedere come il periodo che noi viviamo non segna il tramonto, ma una mutazione del concetto di ideologia. E quindi da questo punto di vista la Seconda Guerra Mondiale addirittura penso che si potrebbe intendere non in discontinuità, come cioè una lotta, diciamo appunto, tra i regimi totalitari e le democrazie occidentali liberali, ma come una continuità, come un passaggio di consegne tra un totalitarismo che ancora agiva attraverso delle manifestazioni obsolete e che ha combattuto per non scomparire nella storia, e una forma di totalitarismo invece aggiornata, ottimizzata, al passo con i tempi. Ma entrambe due forme di ideologia. E allora penso che sia interessante vedere quanto della vecchia ideologia è confluito, e in che modo e in che forme, in quella nuova. E qual è l'importanza allora dell'analisi del contributo di Hannah Arendt, che è un po', mi pare, il pilastro attorno a cui ruota il tuo libro? Cioè, qual è allora l'attualità della Arendt rispetto all'analisi, diciamo, del totalitarismo oggi, no? Se arrivo a leggerti, che è in atto in ideologie che non paiono totalitarie, ma hanno elementi di questa forma di totalitarismo. Cioè, qual è la forza e l'attualità di questa autrice? Certo. In Arendt ho trovato un grande contributo, in tal senso, devo dire, affiancandola alla cosiddetta prima scuola di Francoforte. E in particolare, per questo tipo di discorso al quale accennavo poco fa, in particolare mi riferisco a vita attiva, la condizione umana, più che alle origini del totalitarismo. Perché l'origine del totalitarismo è appunto legato alla descrizione del totalitarismo, possiamo dire adesso per semplificare, come evento storico. E quindi con contorni geografici e storici molto ben delineati. Vita attiva invece mi sembra il testo nel quale si può ampliare il discorso sul totalitarismo, inquadrandolo sotto forma di ideologia che prosegue in forme e modalità diverse nella società contemporanea. Ad esempio, è molto interessante per me il discorso che Arendt fa sul caso Eichmann, e che poi confluisce nel testo alla banalità, sì, del male. Perché in questo discorso l'Arendt mostra come la figura di Eichmann sia emblematicamente la figura di un semplice funzionario. Goeren, ad esempio, direbbe un titolare di funzioni. Un semplice funzionario che la mattina si alza, va al lavoro, svolge le sue funzioni lavorative con estrema accuratezza ed estrema professionalità, e le svolge per prendersi cura della sopravvivenza di se stesso e dei propri cari, e la sera infatti torna nella propria famiglia con la soddisfazione di aver svolto egregiamente il proprio dovere lavorativo e di aver così assicurato anche la sopravvivenza a se stesso e alla sua famiglia. Ora, questo intendevo quando parlavo di ideologia, cioè il fatto che l'ideologia, che sia quella della natura in vigore ad esempio nel Terzo Reich, che sia quella della storia in vigore ad esempio nei marxismi, l'ideologia rende le persone che vivono all'interno di un contesto ideologizzato semplicemente funzionari dell'ideologia stessa. Perché l'ideologia consiste nel vedere un significato, possiamo dire, ora per semplificare, metastorico nella propria vita, in quello che si fa, nella propria esistenza, e nell'essere semplicemente esecutori di questo tipo di significato. Appunto, funzionari, nient'altro che funzionari. Per questo la Arendt parla, ad esempio, collegandosi poi agli scritti di Kant, parla della caratteristica principale delle persone emblematicamente rappresentate da Eichmann sotto il nazismo, come caratteristica principale quella di essere incapaci di esprimere un giudizio
sulle circostanze che li circondano, la cosiddetta crisi della capacità di giudizio, rispetto alla quale l'Arendt si rifà più alla critica del giudizio di Kant che a quella della, della ragion pratica. Perché? Perché proprio il fatto di vivere in un sistema ideologizzato ci impedisce di prendere contatto, un contatto reale e autentico con la realtà che ci circonda e con gli altri, con gli altri, con gli uomini. Unico modo invece questo per costruire un giudizio, una valutazione, una critica della realtà che ci circonda. E allora da questo punto di vista mi sembra interessante riprendere quello che si diceva prima, ovvero se e come questo può essere ancora valido nella società attuale. L'Arendt, per esempio, nell'ultima parte di Vita Attiva, poi lei per ragioni cronologiche non ha potuto sviluppare questo discorso, che mi sembra però in nuce essere presente in lei, nell'ultima parte di Vita Attiva, ad esempio, istituisce un parallelismo tra quelli che sono i lavoratori della grande industria, la mentalità dei lavoratori della grande industria, e quello che era appunto il modus operandi e il modus vivendi di Eichmann, facendo notare come entrambi siano semplicemente degli esecutori, dei titolari di funzioni che sono iperspecializzati nella loro attività, che svolgono in maniera altamente professionale, altamente specializzata, altamente produttiva, ignorando però il senso complessivo di quello che stanno facendo. Questo mi sembra un discorso particolarmente interessante che getta un ponte, appunto, diciamo, tra i cosiddetti totalitarismi novecenteschi e le democrazie liberali contemporanee, perché in entrambe queste forme di regime mi sembra che ritorni questo tipo di problematica, seppur ovviamente in metodi, in modi molto diversi, perché da una parte, come accennavo, abbiamo l'assolutizzazione della natura, nazismo, o della storia, marxismi, dall'altra parte invece abbiamo, qui il discorso si amplia, abbiamo a mio parere l'assolutizzazione del concetto di utilità, che poi trova applicazione per utilità, l'utilitarismo, l'efficientismo, lo strumentalismo, sì, sì. Che poi trova applicazione oggigiorno soprattutto in ambito economico, dando così origine a quel fenomeno capitalistico consumistico che è sotto gli occhi di tutti. Però a mio parere questo non significa che il cuore dell'ideologia contemporanea sia un qualcosa di economico, di appunto capitalistico consumistico. A me sembra che questa sia la manifestazione principale che oggi assume questo tipo di ideologia, il cui cuore invece sia questo concetto di utilità, di efficientismo, di strumentalismo, che in questo momento è legato a doppio filo con un discorso di tipo economico. C'è chi oggi chiama questa ideologia, ma che non viene chiamata ideologia, la chiama tecno-manageriale. No. E qui c'è una connessione con quello che, con l'esempio che hai fatto prima, insomma, dei funzionari, no? Questi manager, questi funzionari che poi si dichiarerebbero sempre fuori, senza responsabilità, come Eichmann, cioè il pianeta va in questo modo, ma. Ecco, io mi chiedo se questa lettura non vada a stabilire una connessione, cioè forse oggi è in questo discorso tecno-manageriale dove c'è la questione della tecnica e anche in modo differente da come l'ha impostata Heidegger, se non sia lì che questo discorso totalitario sotto mentite spoglie sia al suo apogeo. Ci sono alcuni che sono su questa pista, in particolare un giurista e psicanalista che è Pierre Legendre, che oggi potremmo leggere tra i filosofi politici, per intendere, perché si occupa di queste questioni. Tende molto a leggere questo tentativo di padronanza sul pianeta fatto con questa che però non è neanche chiamata ideologia, forse un discorso efficientista, tecno-manageriale, scientifico anche, perché non la scienza, ma un certo discorso scientifico insiste su questo. Sì, infatti era questo, sono d'accordo, ed era questo a cui alludevo quando parlavo del fatto che il cuore della ideologia, ora parliamo, usiamo questi termini, non è costituito
Io non sento bene, scusate. Sì. Riccardo, in regia. Ti confermo non che sento bene. Si sente l'audio un po' andante. Puoi provare, Federico? Avvicinarti un po'. Sentite? Perfettamente adesso. Sì, 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 così allora, sì. Dicevo, io sono d'accordo con questa lettura, infatti era questo a cui alludevo quando prima dicevo che a mio parere il cuore della ideologia, ora definiamola così per semplificare, contemporanea che stiamo vivendo, non è costituito da una questione di tipo economico, capitalistico, consumistico, ma da una questione di tipo utilitaristico, efficientista, strumentale e così via. Perché il cuore dal quale deriva il tipo di ideologia che viviamo oggi discende proprio dalla tecnica, o meglio dalla tecnologia, cioè la forma storica della tecnica che noi abbiamo oggi. Perché è nella tecnologia che si sviluppa e prende piede questo tipo di mentalità efficientista, che inevitabilmente noi assorbiamo ogni volta che entriamo in contatto con un oggetto tecnologico, che non è semplicemente un oggetto privo di un suo tipo di razionalità, ma è un oggetto che possiede ed emana un certo tipo di razionalità. E quindi quando noi vi entriamo in contatto, è vero che possiamo usarlo all'interno di un certo margine come noi vogliamo, e tuttavia assorbiamo, il più delle volte inconsapevolmente, per questo senza difese, quel tipo di mentalità, che è una mentalità utilitaristica, efficientista, strumentale. A questo alludevo quando parlavo del fatto che, a mio parere, è questo il cuore dell'ideologia contemporanea, che poi oggigiorno trova manifestazione all'interno di questioni di tipo economico. E questo è già presente, mi sembra quindi, diciamo, una conferma retroattiva, diciamo così, questo è già presente anche all'interno del totalitarismo del nazismo. Anch'esso si basa, infatti, seppur con modalità che oggi possiamo considerare obsolete, ovviamente, però anch'esso si basa su una efficientizzazione dell'intera esistenza, non solo dell'apparato militare, dell'apparato amministrativo, burocratico ed economico, ma dell'intera esistenza, gli stessi campi di sterminio li hanno gestiti come un'industria. Esatto. Eichmann, ad esempio, nella gestione dei campi di sterminio, della soluzione finale che era affidata principalmente a lui, ragionava come un odierno manager che deve gestire il personale. Le truppe naziste dell'epoca ai suoi occhi erano semplicemente personale, deve gestire il personale per raggiungere uno scopo professionale. Nel suo caso era la soluzione finale, ma che sia la soluzione finale o che sia avere il bilancio in attivo alla fine dell'anno non cambia una virgola di questo tipo di meccanismo. E questo significa anche che apre un problema, questo, che secondo me può essere affrontato intorno al concetto di autenticità, perché questo significa che se l'ideologia nella quale ci troviamo ci comanda di portare a termine la soluzione finale come Eichmann, o portare il bilancio in attivo come moderni manager, o amare il nostro prossimo, in tutti i casi noi facciamo queste cose totalmente sprovvisti di autenticità, semplicemente perché siamo esecutori e funzionari di questo tipo di ideologia. E allora non conta più neanche il fatto che noi andiamo al lavoro per uccidere, come nel caso di Eichmann, o, facciamo un esempio banale, andiamo al lavoro per coltivare un bel giardino per aiutare il prossimo. Perché in entrambi i casi, se questa azione la facciamo non consapevolmente, ma semplicemente perché ci viene ordinata dall'ideologia all'interno della quale ci troviamo, è un'azione inautentica, e quindi in entrambi i casi torna questo problema dell'inautenticità e del fatto che siamo meri esecutori di quello che ci viene detto, che sia uccidi o che sia ama, siamo meri esecutori sprovvisti di autenticità in questo senso. E per questo dicevo, sì, mi sembra interessante, possiamo, sì. Sì, sì, prego, prego. Sì, dicevo, per mi sembra interessante anche una citazione di Marcuse, che è presente anche nel volume, che, ora la leggo velocemente, che dice: gli attuali gruppi al potere non credono nelle ideologie e nel potere misterioso della razza, ma seguiranno il Führer fin tanto che egli resterà ciò che è stato fino ad ora, il simbolo vivente dell'efficienza. Mi sembra che questo si colleghi bene con quello a cui accennavo poco fa.
Sì, stavo proprio per farti una domanda su Herbert Marcuse. Devo dire che oggi è facile, insomma, incontrare in libri di filosofi Levinas, Ricoeur, Derrida, Heidegger, mentre invece Marcuse è stato un po' lasciato, è caduto nell'oblio, no? E allora mi ha sorpreso in effetti trovare che è una lezione in questo libro invece Marcuse. Puoi accennarne, ne hai già accennato, puoi a maggior ragione intervenire un attimo su questo, cioè sull'attualità di questo pensatore che è notissimo negli anni 60, oggi appunto quasi più nessuno se ne occupa. Forse proprio per il fatto che andava, diciamo, così tanto di moda, tra virgolette, negli anni 60, adesso è caduto un po' nell'oblio, perché forse nella percezione comune è legato ad un certo tipo di moda, diciamo, tra virgolette, venendo meno quella moda viene meno anche chi si considera collegato a quella moda, mentre ovviamente, per quanto abbia trovato fortuna in quel contesto, ma non è che sia leggibile solo in quel contesto. Dunque, la sua attualità, a mio parere, che già oggi necessita di essere aggiornata, perché le sue analisi ovviamente sono ferme, diciamo così, agli anni 70-80, risiede, possiamo dire, nel concetto di sistema, io direi, ovvero nell'aver individuato il fatto che, e questo è presente prevalentemente nell'opera L'uomo ha una dimensione, nell'aver individuato il fatto che nella società contemporanea esiste, continua ad esistere, nonostante quello che si pensava, diciamo, agli albori della contemporaneità, una forma di ideologia che lui descrive come unidimensionalità, cioè come la creazione di un sistema pluridirezionale che coinvolge i mass media, gli organi di informazione, i partiti, qualsiasi tipo di attività e di opinione che noi possiamo avere, assorbe le nostre opinioni, i nostri stessi corpi, i nostri pensieri, all'interno di un'unica dimensione, che è quella, lui dice, dello status quo. E questo mi sembra molto interessante, non solo perché in qualche modo si coniuga evidentemente con quello che dice Arendt in Vita attiva, ma perché manifesta l'aggiornamento, diciamo così, dei meccanismi di controllo nella transizione tra i regimi totalitari propriamente detti e le democrazie occidentali. In quelli, infatti, il controllo ancora avveniva in una forma che oggi considereremmo obsoleta, che è quella della censura, cioè vietare le riunioni, vietare le manifestazioni, vietare un certo tipo di pubblicazioni, un certo tipo di diffusione di idee, di discorsi e così via. Oggi invece questa censura avviene ad un'altezza precedente, cioè avviene assorbendo qualsiasi tipo di discorso e di pensiero che noi si possa formulare all'interno di questo tipo di unidimensionalità. Ecco perché poi abbiamo la pluralità dei partiti, la pluralità dei giornali, la pluralità delle televisioni, la possibilità di esprimere liberamente la nostra opinione per le strade e così via. Perché la forma di contenimento del pensiero è già avvenuta ad un livello precedente. Dopodiché siamo liberi, tra virgolette, di dire e fare quello che vogliamo, perché quello che faremo e quello che diremo già si sa che sarà entro il perimetro di questa ideologia che agisce in maniera preventiva. E possiamo appena distinguere una questione. Ritieni che questa cosa sia fatta dall'educazione ai media o è specifica di un settore? Cioè, dov'è che noi assorbiamo questa sorta di unidimensionalità? In famiglia, nella scuola, nei media? Chi è che insiste di più su questo? Nella lettura stessa che ne danno i filosofi? Non lo so, chiedo. Perché non è che siano in molti su questa pista che stai seguendo neanche. Diciamo, in termini filosofici mi ricollego a quello che diciamo prima, cioè nella tecnologia, perché anche qui ancora una volta c'è, a mio parere, la mano della tecnologia, non soltanto perché, come diciamo prima, ci porta a ragionare in termini efficientisti, utilitaristici e così via, ma anche perché ci porta a ragionare a senso unico, nel senso che se io voglio utilizzare una mail, ad esempio,
devo sottomettermi a quel tipo di razionalità che è necessario utilizzare, a quel tipo di comportamento, di meccanismi che è necessario utilizzare per mandare la mail, altrimenti la mail non parte. E questo significa non soltanto che io assorbo quel tipo di razionalità, ma anche che io assorbo il fatto che esiste solo quel tipo di razionalità per conseguire un risultato. E in termini più vasti, forse era questo a cui ti riferivi, diciamo, potremmo dire pedagogicamente, dove la assorbiamo. Io ho trovato in questo senso un riferimento, che anche questo in genere è poco considerato in ambito filosofico, invece secondo me meriterebbe più attenzione, che è Pasolini. E in particolare c'è un capitolo della sua opera pedagogica, che poi è rimasta incompiuta per il suo assassinio, la sua opera pedagogica Gennariello, che è intitolato, e secondo me già il titolo rende tutto, che è intitolato "La prima lezione me l'ha data una tenda", volendo significare il fatto che a livello pedagogico il tipo di mentalità che noi assorbiamo non necessita tanto di un maestro, di un istruttore in senso classico, che può essere quella scuola, l'università, il genitore, un confidente e così via, ma è dato da maestri che ci circondano costantemente, che sono gli oggetti. E qui ritorna il discorso sulla tecnologia, dato che la maggior parte degli oggetti che ci circondano sono oggetti tecnologici oppure prodotti in serie a livello industriale, non più prodotti, diciamo, artigianalmente, e quindi depositari e ripetitori di una mentalità di tipo industriale. Noi siamo circondati da questi maestri, il computer che in questo momento stiamo utilizzando per fare questo collegamento, la scrivania industriale sulla quale il computer è appoggiato, questi sono i nostri maestri a livello pedagogico. Perché sono questi che sì, ripetono questa lezione costantemente. Sì, e mi pari accennare a un'altra ricerca, che è quella di quali siano oggi appunto le cerimonie e le liturgie. C'è qualcosa di questo nella ricerca di Agamben. E in effetti, no, mi chiedo se, che ne so, dagli spettacoli televisivi alle celebrazioni sportive, eccetera, insomma, non sia qualcosa di questo che è in gioco. Giustamente siamo in chiusura. Rispetto a questo appunto, no, io ho trovato che il libro offre appunto una mappa della questione anche del totalitarismo, della democrazia e dell'etica pubblica, e quindi proprio rispetto ad alcuni di questi affondi ti chiedo quale sia la ricerca, l'oggetto della ricerca del tuo prossimo libro, se possiamo accennarne. Certamente, sì. È ancora, abbiamo 3 minuti, sì. Bene, sì. È ancora in stato germinale, diciamo, ma la mia idea è quella, ricollegandomi a Marcuse, di estendere, di integrare, diciamo, il concetto di sistema, che ha a che fare con, come abbiamo detto finora, il concetto di ideologia, perché le analisi marcusiane in questo senso sono ferme, come si diceva, agli anni 70-80, nel frattempo qualcosa è avvenuto, ovviamente, nel frattempo questo sistema, questa ideologia, questa dimensione unidimensionale in qualche modo è cambiata, e a mio parere sarebbe il caso di ipotizzare come eventualmente è cambiata e come forse potrebbe cambiare anche in futuro. E forse sarebbe il caso anche di ipotizzare quale potrebbe essere una possibile soluzione, che in questa fase del mio ragionamento, io lo dico francamente, magari domani cambierò idea, non lo so, ma in questa fase del mio ragionamento io sono molto pessimista, non mi sembra che una soluzione ci sia, perché è in qualche modo pensabile, ma non mi sembra che sia praticabile. Però ovviamente non per questo si deve rinunciare a ragionare su questo argomento, ovvero esiste ancora una via d'uscita da questo tipo di ideologia unidimensionale. Ad esempio, mi viene in mente la fine di quella poesia di Bourdieu spesso citata, che dice: questi uomini stanno salvando il mondo.
gli impiegati che bevono il caffè in un bar, chi accarezza un animale addormentato e così via, questi uomini stanno salvando il mondo. Ora, la domanda che io mi pongo è semplicemente una domanda, non è una conclusione ovviamente. Sì. La mia domanda è: stanno effettivamente contribuendo a salvarlo, diciamo, custodendo un qualcosa che in futuro avrà la possibilità di espandersi? Oppure stanno semplicemente prolungando un'agonia di un qualcosa che ormai è irrecuperabile? In questo caso forse sarebbe meglio velocizzare questo tipo di agonia. Io non ho la risposta, semplicemente mi viene da pormi questo tipo di domande. Sì, ci sarebbe il piacere di proseguire con molte domande. Volevo fartene una appunto su quale appunto, nel senso della soluzione, di quale sarebbe appunto una politica che non ha più debiti con la teologia, ma siamo già in chiusura. Io ringrazio il filosofo Federico Sollazzo e questa occasione di parlare del suo libro sul totalitarismo e ci diamo appuntamento per qualche altro incontro attorno a queste questioni interessanti e anche non facili della vita sociale. Grazie Federico. Grazie.